Buonasera, appuntamento quotidiano durante la Louis Vuitton Cup, le regate, quindi ci ritroveremo tra un paio di giorni perché oggi è finito il primo round robin a Barcellona, è finito con Luna Rossa, unica barca a punteggio pieno, cioè ha vinto tutte e quattro le regate che contano, perché una in realtà l'ha persa contro i neozelandesi. Ma non conta la fine della Louis Vuitton Cup e parleremo soprattutto della giornata di oggi, bella perché c'era vento, con Margherita Bottini. Ciao Margherita. Buonasera, siamo qua. Finalmente una giornata con del match racing e del vento. Veramente tutte le regate sono state avvincenti, anche quella in cui Alinghi, diciamo, è stata squalificata perché si è presentata tardi alla partenza, quel po' di azione che c'è stata prima che li fermassero è stata abbastanza interessante. Parliamo velocemente di Alinghi. Alinghi ha un fatto importante che però non sono riuscito a scappare, magari tu lo sai. Usano ancora l'albero vecchio, Allora, usano ancora l'albero ma vecchio. non sono riuscito a sapere se lo cambieranno per il prossimo round robin. Usano l'albero vecchio e oggi, guardando bene le immagini, si capiva cos'è successo ai due alberi che hanno rotto. La randa che usavano oggi aveva delle pieghe notevoli in un certo punto, che è esattamente il punto in cui gli altri due alberi si sono rotti. Per cui i tecnici sostengono che la randa che usano adesso non era stata disegnata effettivamente per la curvatura dei due alberi che Ah, avevano. vedi, curioso, perché la domanda che io mi ero posto era esattamente il contrario. Alinghi va male perché non ha l'albero per cui è stata disegnata la vela. In qualche modo sì, la vela non funziona con. Nel caso di questo albero, che è il primo, che era quello preso dai Dei neozelandesi. neozelandesi, pensano che fosse molto più robusto e quindi che resista a diciamo, a questa curvatura sbagliata. Se guardiamo le immagini da vicino di Alinghi, vediamo che la randa non ha la forma perfetta che ha ad esempio la randa di Luna Luna Rossa. Rossa. Però Quindi bisogna riconoscere ad Alinghi che oggi con Luna Rossa ha fatto bella figura. Ah, sì, però sono sempre senza punti. La cioè, bella insomma, figura. certo, questo è evidente che E il problema è che hanno sicuramente. solo 5 regate, solo 5 regate. Per Di cui solo raggiungere, 4 contano. sì, 4 contano, in cui devono fare 3 punti, perché per passare di là devi fare almeno 3 punti. Quindi, se non vincono le prossime 3 regate, i nostri cari amici svizzeri vanno a casa. Ma scusa, però non è giustissimo perché la classifica prevede che il primo scelga, che il quinto se ne va. Sì. Se Alinghi batte i francesi, quindi hanno un punto a testa, si giocheranno l'ultimo posto. Ma se i francesi ne vincono una, non si giocano Ah, assolutamente. certo, non Quindi si. per avere la certezza Ah, di ok, una certa entrare in aritmetica. semifinale, Alinghi deve vincere almeno 2 regate. Basta. Detto questo, la chiudiamo con Alinghi, che Certo, no, comunque sicuramente la storia, non la vorrei questione. essere Ernesto, ecco, Bertarelli. Lui ha fatto una scelta di campo, ha voluto avere un team tutto svizzero. D'altronde non La aveva. realtà è che il suo timoniere non ha l'esperienza che hanno gli altri timonieri di regate importanti in barche importanti. E quindi, Neanche i francesi però, e sono i più beh, poveri se no, di tutti. mica tanto, perché Della Pierre è un anno che Poi corre in fa semifinale. il 6GP, E beh, certo. vuol dire ogni 3 settimane fare delle regate contro i migliori al mondo. Certo, sì, no, lui è Il passato dalla ragazzo, parte del Boldor. svizzero avrà molte possibilità di migliorare, ma non ha l'esperienza che hanno tutti gli altri. È sicuramente un passo indietro. E Certo. così tutto l'equipaggio, perché Della Pierre comunque al 6GP aveva a bordo i suoi. Quindi
il discorso famoso del 6GP, a cosa serve, a cosa non serve, ma serve. Serve a, a tenere insieme l'equipaggio, a farli girare. E a comunque allenare questi timonieri a un certo tipo di velocità, un certo tipo di manovre che non esiste in nessun'altra classe. Senti, veniamo ad American Magic e a Team New Zealand. È stato curioso perché di fatto Team New Zealand a un certo punto è stato superato da American Magic facendo esattamente lo stesso errore che aveva fatto Luna Rossa contro, contro i neozelandesi. Solo che non erano allo stesso punto della, del campo. Ah, no, certo, per cui dopo quindi hanno recuperato. Il fatto di American Magic è stata in qualche modo una piacevole sorpresa, perché sembrerebbe che le prestazioni delle due barche siano molto simili. Non lo sono così di poppa. Allora, la domanda è, non lo sono così di poppa perché in realtà la barca americana è un po' più lenta di poppa o perché diciamo, i neozelandesi hanno un'abitudine a giocare sul campo e sui puff di vento e di manovrare maggiore di quella dei, degli americani? Sicuramente in questo i neozelandesi sono maestri e i nostri non si allontanano molto, perché anche loro, devo dire, soprattutto ieri, hanno fatto una strategia di regata straordinaria, intendo Luna Rossa. Però è vero che le due barche sembrano andare quasi alla stessa e anche in questo caso ha vinto chi ha fatto meno errori. Certo. Senti, un appunto per quanto riguarda la prima regata di oggi, quella in cui Alinghi è stata squalificata, direi che tra la regia, le sovraimpressioni così, hanno fatto una valanga di pasticci gigantesca. Allora, io... Non come so se tu hai sentito gli inglesi o gli italiani. Io seguo gli inglesi perché ecco, in famiglia la lingua è quella. E certo, anche perché con gli inglesi si sentono più spesso, gli inglesi di fido originale, si sentono più spesso le voci degli equipaggi. E poi sono in pochi e quindi non si sovrappongono, però per sentirli devi avere una grossa esperienza di terminologia di regata. Ah, tecnica, certo. Perché loro sono tecnicissimi. Però a un certo punto si è sentito gli umpire che hanno spiegato perché sì, i svizzeri erano squalificati. Squalificati. Perché erano fuori di 100 metri dal boundary, però la grafica un po' gli dava la penalità, un po' gli dava la squalifica, e poi fino a che i neozelandesi... Io la penalità non l'ho vista, ho sempre visto la squalifica. No, sull'International Feed c'era la penalità. DSQ? Non era? No, c'era DSQ, poi dopo ha messo la penalità, poi di nuovo DSQ, per cui, diciamo, per noi che dovevamo commentare era un po' complicato capire cosa succedeva veramente. No, comunque all'inizio hanno detto chiaramente che erano squalificati. Sì, hanno voluto continuare un attimo, secondo me i neozelandesi, che sanno benissimo di essere al posto giusto, sbagliato nel momento sbagliato, hanno concesso di fare due bordi tanto e facevano comodo anche a loro. Esatto, servivano anche a loro. Ecco, tornando a un po' il discorso della battaglia tra i francesi e Alinghi, anche contro Ineos, Orient Express non ha fatto proprio bruttissima figura. Allora, Orient Express è la barca gemella di New Zealand. È una delle barche da guardare più belle e più complete perché assomiglia tantissimo. In più, come dicevamo prima, della Pierre non è proprio l'ultimo ragazzino arrivato dal laghetto. Ha un'esperienza fatta negli ultimi anni in 6GP veramente importante. Quindi chi sottovaluta i francesi lo fa forse soprattutto per questioni di budget, perché di sicuro sono quelli sono i più poveri. Sono i più poveri. Però, tutto sommato, la barca l'hanno giusta di sicuro, perché andrà più lenta forse dell'altra per questioni di messa a punto, ma è una barca giusta. Lui e il suo equipaggio l'esperienza ce l'hanno, quindi ci troviamo davvero a avere il dubbio se
per caso non riescano a battere gli svizzeri, che, certo, e di ritrovarceli in, in semifinale. Semifinale. Probabilmente se così succedesse, gli italiani scelgono i francesi. Esatto, chiudiamo appunto con Luna Rossa. In realtà, per paradossalmente, potrebbero, per vincere anche il secondo round robin, cioè la classifica generale, gli basta battere Ineos e gli americani, e poi potrebbero anche perdere sia con Alinghi che con i francesi, perché gli scontri diretti sono quelli che poi contano nella classifica. Come si fa a fare dei dubbi? Cioè, la barca da battere. Loro sono bravi, certo, succede che cadono dai foil, ma la vedo con 4 punti adesso mi sembra che siano abbastanza sicuri. E comunque sia Jimmy Spiti, che mi dicono anche Max Sirena, ha detto siamo ancora lontani dall'ottimizzazione della barca. Ma quella è l'ottimizzazione per arrivare alla Coppa, finale, quindi per arrivare al 12 ottobre. Hanno un mese, no meno, un po' di più, per mettere a punto la barca, per arrivare a competere con i neozelandesi. Il dubbio è quanto hanno ancora i neozelandesi da migliorare. Sicuramente hanno dei foil, sicuramente hanno delle nuove vele. E cos'altro? Per cui, mentre una volta che sono usciti i neozelandesi si riconcentreranno su tutte le nuove innovazioni che possono portare, che sono già previste in calendario, i nostri hanno da lottare prima nelle semifinali e finali, quindi per aumentare le prestazioni hanno meno tempo. Però sicuramente anche i nostri hanno un calendario di modifiche già pronto, e io mi auguro che, diciamo, regatare quelle 12 regate in più dei neozelandesi sia utile. Sì, quello che in tutto questa calendario di regate viene un po' da chiedersi comunque è spendere 100 milioni di dollari o più per fare 8 regate, perché questa è la realtà. Certo. Questa è la realtà su cui non è che si rifletta sempre, ma quello che va via ha fatto un investimento di 3 anni di lavoro. Purtroppo lo sport è così. Insomma. Però 8 giorni è proprio poco. Hai perfettamente ragione. Però insomma, adesso già la prossima volta dovrebbe esserci un altro challenger. Forse il format delle regate andrebbe un po' cambiato. Dipende chi vince, assolutamente. Dipende chi vince e cosa scrive, più che altro. Esatto. Chi vince. Ma... Esatto. Margherita, grazie mille come sempre. È sempre interessante scambiare qualche opinione con te, perché comunque, come dico, la sai lunga. Ed è un piacere averti. La vecchia signora di Coppa America. Vabbè, ho capito. Ci sono in giro vecchie signore che parlano, ma di Coppa America sanno poco. Non voglio offendere nessuno. Niente. Non voglio dire niente. Va ok, bene. Grazie. Alla prossima. Ciao, e saremo nel cuore del regato. Certo. Ciao, grazie. Ciao.